Buongiorno ragazzi, anzi buonasera, bentornati ad un altro video. Come sempre giù di Muscolo Vita, sono appena tornato a casa, è l'una di notte, non so se vedete fuori, ma è tutto buio. Dicevo, sono appena tornato a casa, sono stato al Dipartimento di Ingegneria fino ad ora e devo dire che nell'ultima settimana ho fatto praticamente nottate ogni singola sera fino alle 3 del mattino, dormendo veramente poco. Ho più o meno dovuto consegnare un grosso progetto, quindi una grossa tesi e niente, ho pensato, prendo in mano la telecamera, inizio in un modo diverso che non avete mai visto, ho fatto su appunto questa mia tesi e niente, sono qua e mi sto mangiando questa pizza. Mi potreste dire, ah ma che stai facendo? Stai sgranando sulla dieta? E no, io vi voglio semplicemente far vedere la verità, quello che succede quando sei studente e c'è un sacco di altre cose per la testa, non stai sempre pensando, non puoi vivere la tua vita sforzandoti soprattutto a pensare di dieta, allenamento, nutrizione. Siamo anche studenti, abbiamo tutti una vita, abbiamo un sacco di cose per la testa. Purtroppo l'ultima settimana l'ho trascorsa all'università a mangiare i pasti in modo irregolare, orari irregolari, ma cosa posso fare? La vita è questa, ragazzi, si va avanti, spero che col mio canale capite che sono come voi, ci stanno un sacco di cose che magari non mi permettono di mangiare abbastanza proteine, non mi permettono di colpire sempre tutti i numeri di macronutrienti che voglio, ma riesco comunque ad ottenere risultati anche senza fare le cose in modo ottimale. Detto questo, mi godo questa pizza. Ho già parlato troppo, questa introduzione a questo video mi sa che dovrò tagliarla un po', che sennò è troppo lenta. Comunque, io mi godo la pizza, poi vado a dormire, poi devo fare un sacco di cose domattina, ma ci vediamo domani, dai. Buonanotte. Ed ecco qua la mia dissertation finale, la mia tesi, Dyson 360i Servicing Station. Questo è quello che ho costruito, il mio modellino. E niente, sono oltre 60 pagine piene di roba, con alla fine anche ingegneri, tra di voi mi conosceranno, questi technical drawings, ovvero i disegni tecnici. Consegnavo tutto, sono nel Dipartimento di Ingegneria, è finita, finalmente! Ed ecco che mi è arrivato un altro pacco da MyProtein, lo apro subito. So già che cosa c'è più o meno. Allora, i soliti protein cookie, questi non mancano mai. E mi sono preso questo per provare un nuovo prodotto, questo Liquid Chalk, che in realtà mi ha consigliato Leo, il ragazzo powerlifter che avete visto nell'ultimo video. Proviamolo dopo. Ragazzi, siamo in palestra, sto indossando la maglietta di MyProtein, allenamento con Astrid, nuovamente schiena e bicipiti. Bentornati ad un altro voiceover, ragazzi. Vedrete qua gli esercizi in sottofondo con il numero di serie e di ripetizioni. Quindi, in questo voiceover non parlerò dell'allenamento, ma parlerò di due altre cose. La prima è il fatto che ho cambiato split. Come sapete, dopo 8 o 12 settimane cambio il mio split, ovvero passo magari da prima, se facevo un misto di forza e ipertrofia nella stessa seduta, in questo momento ho cambiato. Mantengo il mio split push-pull legs, ma invece di fare sia forza che ipertrofia nella stessa seduta, faccio una seduta di forza e una seduta di ipertrofia, sia per push che per pull che per legs. Che cosa vuol dire questo? Come sapete, da natural bisogna allenare sia per la forza che per l'ipertrofia, ovvero bisogna, se tu vuoi crescere, devi allenarti sia con carichi maggiori che con carichi un attimino minori, con cui però puoi veramente sentire la contrazione nel muscolo. Un mix di entrambe le cose è ottimo. Per quale motivo? Perché in realtà per colpire ogni singola fibra muscolare devi sia colpirle con carichi pesanti a basse ripetizioni che carichi più leggeri ad alte ripetizioni. Quindi il mio split push-pull legs, ovviamente multifrequenza, colpendo ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana. In una seduta faccio tra le 4 e le 6 ripetizioni e nell'altra seduta faccio più intorno alle 8, le 10, le 12 ripetizioni e questa che vedete in questo momento è una seduta full ipertrofia. Adesso voi non dovete per forza dividere forza e ipertrofia in due sessioni separate. Ad esempio, prima lo stavo facendo un mix tutto nella stessa sessione, però per lifter intermedi ed avanzati, questa si tratta di una sorta di Daily Undulating Periodization, DUP, che è una periodizzazione che la ricerca scientifica ha dimostrato che potrebbe in realtà apportare a maggiori benefici in termini di forza, quindi puoi crescere la forza più rapidamente, per lifter intermedi e avanzati. Quindi se siete principianti, voi non vi preoccupate, tranquillamente entrate in palestra con una progressione lineare, provate semplicemente ad aumentare le ripetizioni che fate con un certo carico di sessione in sessione. Una volta che arrivate al top del range, al top dell'intervallo, allora aumentate il carico e continuate così. Se siete intermedi e
avanzati invece una sorta di daily undulating periodization, ovvero cambi lo stimolo nelle diverse sessioni. In una sessione pratichi più la forza, carichi alti, ripetizioni basse, la sessione dopo invece pratichi soprattutto la forma con l'ipertrofia, e questo a lungo termine potrebbe aiutare ad aumentare sia l'ipertrofia che la forza più rapidamente. Quindi questo è il primo punto che volevo toccare oggi. La seconda cosa, come vedete, io e Assi l'avete visto negli ultimi due video, per quale motivo la sto portando sul canale? Anche per farvi vedere che stiamo facendo esattamente lo stesso split. Se vedete, anche se siete una ragazza, le basi, le fondamenta per mettere sulla massa muscolare sono le stesse, le basi alimentari sono le stesse. L'unica cosa che cambia sono, uno, gli esercizi fondamentali che scegliete, perché mentre noi maschi magari vogliamo mettere più enfasi sulla parte superiore, le ragazze magari preferiscono allenare più spesso la parte inferiore. Quindi, come vedete qua, magari scegliete degli esercizi tipo il deadlift che vedete in questo momento, tipo i hip thrust se volete veramente portare avanti i vostri glutei. C'è troppe ragazze che iniziano a fare tutti i kickbacks appunto con i cavi, queste cose qua, ma in realtà dovete concentrarvi anche voi sui fondamentali se volete crescere, questo è per tutto. Cosa cambia? In realtà è il fatto che le ragazze possono recuperare da molto più volume, quindi il vostro threshold di maximum recovery volume è maggiore soprattutto per la parte inferiore del corpo per qualche motivo rispetto a noi ragazzi. Quindi mentre noi alleniamo con più frequenza la parte superiore del corpo e magari colpiamo le gambe una, massimo due volte a settimana, le ragazze possono addirittura colpire le gambe 3-4 volte a settimana, perché il volume totale settimanale, appunto, c'è il limite che riuscite a sopportare più volume e crescete maggiormente con più volume. Quindi questa è una cosa importante. Mentre noi alleniamo le gambe magari massimo due volte a settimana, voi potete allenarle anche 3 o 4 volte, sempre con i movimenti fondamentali. Ho detto tutto sui due punti, quindi vi parlo semplicemente dell'allenamento. Questo è un allenamento in cui mi trovavo benissimo, mi sentivo benissimo e anche mi vedo abbastanza bene qua in telecamera. Non è che ho iniziato un cut, però devo dire che sto più o meno a mantenimento, quindi non spingo troppo in là le calorie e penso che infatti stavo perdendo un po' di acqua subcutanea, si vede un po' più di vene e ovviamente anche la luce è ottima, ragazzi, non vi fate distrarre o non vi fate prendere in giro, perché comunque c'è una luce molto buona, sto sotto la luce buona e ovviamente sembra che mette in risalto più i miei muscoli. Però ho finito qua con questo superset, quindi ho fatto i cable curls per poi passare a questi kettlebell curls, e come vedete controllo veramente il movimento, perché nella giornata di ipertrofia i carichi sono più bassi, però controllo il movimento, la contrazione come vedete la mantengo sopra, voglio sentire quel muscolo target muscle lavorare. Questa maglietta è la maglietta MyProtein, è il loro compleanno, mi sembra di 14 anni, quindi sono felicissimo di far parte di una compagnia del genere, sicuramente faranno un sacco di sconti, quindi se volete acquistare qualcosa utilizzando il mio codice potete trovare uno sconto, in più mi aiuta a me personalmente, andate a vedere il loro sito se siete interessati, però è veramente un'ottima maglietta. Questa maglietta è la taglia L, quindi come sapete taglia M, taglia L sono le due taglie che indosso, se vedete che le magliette mi stanno più strette allora molto probabilmente sono taglia M, mentre se vedete che comunque mi stanno un pochino più larghe sono taglia L, però più o meno diciamo che indosso entrambe, sia in MyProtein che in Alphalete che nella mia maglietta di muscoli a vita. Detto questo, che altro posso concludere qua? Astrid, come vedete, è bella ripped, direi che è abbastanza più tonica di me, ma sta appunto facendo un cut, sta in definizione, in deficit calorico da penso a 2-3 mesi. Anche lei piace tantissimo questa cosa, e anche per quanto riguarda la dieta, per voi ragazze è la stessa identica cosa. Deficit calorico, definizione, se volete bruciare i grassi e provate a mantenere la forza il più possibile, mantenere il carico e l'intensità in palestra per mantenere la massa muscolare e un apporto adeguato di proteine. Se fate voi queste due cose, anche se andate in definizione, riuscirete a mantenere il più possibile la vostra massa magra acquistata. Un ultimo consiglio è il fatto di non diminuire drasticamente le calorie subito e non aumentare il cardio subito, non passate da fare 0 sessioni di cardio e un surplus a fare 5 sessioni di cardio settimanali e un deficit di 700 calorie, perché poi lo so che farete tutto
troppo tutto in fretta, poi arriverete in un punto di stallo. Magari all'inizio perdete un sacco di chili, ma poi arrivate a un punto di stallo e questo alla fine è quello che non vogliamo, perché per renderlo sostenibile e per mantenere più massa muscolare possibile deve essere un tasso di perdita di peso controllato. Se fate troppo rapidamente rischiate troppo di perdere la massa muscolare. Detto questo, ho praticamente colpito un sacco di punti in questo voiceover, un po' più lungo del solito. Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciandoci un like e fatemelo sapere nei commenti, che stavo pensando magari di fare altri video in cui magari metto solamente delle immagini dell'allenamento e parlo di un topic specifico. Vi ringrazio tantissimo, state qua ancora ad ascoltare. Grazie di tutto per il supporto, lasciateci un like, godetevi il resto del video. Abbiamo appena finito l'allenamento e ora sono andato a fare la spesa, ho comprato un po' di pollo, ci facciamo una fajitas night tra noi ragazzi. Vado adesso a casa di Sergen, che ieri abbiamo combinato un casino, ragazzi, si è ubriacato e gli abbiamo pitturato tutto addosso, quindi per chiedergli scusa gli cucino un po' la cena. Comunque l'allenamento è andato alla grande, la maglietta di MyProtein, veramente pazzesca, madonna che luce, dai! No, hai visto, ti porto saluto perché. Oh, so you cook the peppers? How do you do this? Ed è la mattina seguente, io volevo ringraziarvi tantissimo, siete arrivati fino alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciandomi un bel like a questo video. Detto questo, volevo un attimo fare due minuti di una chiacchieratina con voi, semplicemente spiegandovi che cosa sta succedendo nella mia vita in questo momento. Ho praticamente finito l'università, avendo consegnato appunto il progetto, ho il 95% del voto di questo semestre andato, mi mancano 3 presentazioni davanti a dei giudici o comunque dei professori qua all'università e quello è il 5% del mio voto finale. Questo finisco tutto il 31 maggio, una volta che finisco poi dovrò cambiare casa qua a Bath, perché rimango anche l'anno prossimo per fare il secondo anno di Masters, ma poi la cosa più interessante, la cosa che veramente sono veramente contentissimo di fare, è iniziare a fare più video, più contenuti per voi. Ho intenzione di fare daily vlogs che inizieranno molto probabilmente dal 1 luglio e faremo tutto luglio, sia io che Sammy, andremo un po' in giro, saremo basati a Barcellona ma pensiamo di viaggiare un pochino, magari tornare in Italia, magari andare un po' in giro in Spagna e portarvi sempre più contenuti, quindi sia di cibo che di palestra che di vita semplicemente durante l'estate, e vi darò tutti i miei vari consigli. Questo è il piano, io spero che siete d'accordo anche voi, se vi piace mi raccomando fatemelo sapere. E per me la cosa fondamentale è che io comunque all'inizio, è un anno e mezzo che faccio YouTube e all'inizio ho messo fuori un sacco di video informativi in cui magari ero seduto e parlavo alla telecamera dicendo, spiegando i macronutrienti, queste cose qua. Volevo sapere se voi preferireste che continuassi a fare sempre quei video, quindi sempre metto fuori dei video informativi dove sono semplicemente seduto con la ricerca scientifica, gli studi scientifici eccetera eccetera, oppure se volete che diventa un canale un pochino più, non dico cinematografico, ma comunque per aiutare, quello sempre, ma anche per farvi divertire un po' di più, per farvi passare un po' di tempo nel video, magari 5-10 minuti, perché, e se volete, in sostanza, se volete che io torno a ripetere dei concetti che ho già ripetuto in video passati, perché tanti di voi siete nuovi e magari posso comunque aiutare un sacco di voi. Quelli che stanno qua dall'inizio magari sentiranno delle cose un po' che sono ripetitive, ma fatemi sapere se è quello che volete, se ripeto un po' magari con altri studi scientifici. Detto questo, sto in realtà facendo un corso, ma ve ne parlerò poi in futuro, per essere aggiornato al 100% con la ricerca scientifica, e finora sta andando alla grande e ogni volta che trovo un nuovo studio ve lo ricordo sia qua che su Instagram. Sto provando veramente a pensare a farla una cosa che vi coinvolge sempre sempre di più, perché secondo me piano piano stiamo crescendo e con il vostro supporto possiamo solo crescere di più, possiamo coinvolgere sempre più gente, e portando la ricerca scientifica è un modo che riusciamo a convincere anche quelli che magari prima dicono no, è la monofrequenza, è questo, con la ricerca scientifica magari qualcuno prova una cosa diversa e effettivamente nota ancora più risultati. Quindi è per quello che sto facendo questo canale, perché anche per gente che, o gente che non ha mai ottenuto i risultati, o gente che ha ottenuto buoni risultati, ma se segue delle cose che dico io, magari riesco a ottenere ancora più risultati e con un approccio molto più flessibile. So che questo talk è stato un po' dappertutto, sulle 9 di mattina, non mi sono ancora bevuto un caffè, stavo andando a lavorare, ma ho detto faccio
concludo il video qua. Quindi sì, penso che questo sia tutto. Devo dire che sono bello stanco perché ho fatto appunto qualche mese intensa all'università per i masters, però penso di aver messo giù le fondamenta e niente, sono felice di tutto, sono felice di questo, sono felice di come sta andando il canale, non vedo l'ora, cazzo, non vedo l'ora di andare a Barcellona e abbiamo un sacco di cose in programma. E sì, qualsiasi idea per video, posto da visitare, consigli a Barcellona da fare in Spagna, fatemelo sapere nei commenti. Seguitemi su Instagram perché voglio fare anche molti più Q&A e voglio fare degli Instagram lives, voglio rispondere a tutti i messaggi su Instagram, ci proverò adesso che ho un pochino più tempo, quindi mi raccomando seguitemi là, mandatemi un messaggio se non l'avete ancora fatto, se non vi ho risposto vi rispondo adesso, mi dispiace veramente tantissimo se non l'ho ancora fatto. Penso che sono rimasto solo io la telecamera, quindi finiamo qua, vado a lavorare, poi vado a fare un allenamento petto. Però è una bellissima giornata qua a Bath, vi faccio vedere. Ops. Telefono, ovvio. No, insomma, è una bellissima giornata qua a Bath e c'è un sole che spacca, ma noi prima andiamo a lavorare, quello sempre. Poi andiamo in palestra, poi andiamo a giocare un po' a tennis. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto costante, ragazzi. Cioè, mi sa che siamo arrivati a 30.000, che è una cosa che... 30.000, ragazzi. Cioè, 30.000 persone hanno cliccato di iscriversi a questo canale, con magari 5.000 persone che guardano questo video da ogni parte dell'Italia e magari anche ogni parte del mondo, c'è gente dall'Australia, c'è gente... niente, è una famiglia immensa e per me è difficile perché non vi conosco e non ho... io vedo dei numeri, ovviamente riconosco chi commenta, quello lo so, quando vi rispondo so che siete voi che mi seguite eccetera eccetera, ma sarebbe bellissimo poter tipo vederci tutti insieme, voglio creare qualcosa, ci sto pensando, ma vi prometto che porterò qualcosa di bello, ve lo prometto. Detto questo, vi ringrazio un sacco, iscrivetevi, lasciatemi un like, commentate, ci vediamo al prossimo video.